bless you! Vera, cosa deve fare l'italiano? Cosa dobbiamo fare noi italiani a fronte di tutto quello che sta accadendo? Come possiamo reagire? Reagire. Però dobbiamo unirci, reagire, perché fino a quando noi staremo a guardare, noi ci ritroveremo il cashback, ci ritroveremo l'eliminazione del contante, ci ritroveremo il vaccino obbligatorio. L'italiano deve reagire. Perdonami Robert, è aberrante che come è uscita un'app sul cashback 6 milioni di italiani hanno abboccato e hanno fornito i loro dati sensibili, si sono messi dentro casa propria, agenzia delle entrate. Te lo dice una che quando posso io pago sempre con carta, quindi non vado a giudicare chi paga con carta o chi paga in contante. Io non giudico questo, perché se siamo in un paese libero, ognuno è libero di pagare come vuole. Io giudico il modo di metterci il nemico dentro casa. E da qui il passo alla perdita della nostra libertà, anche un acquisto folle non lo potremo più fare, un acquisto finalmente uno riesce a coronare un proprio sogno, non lo potrà fare, perché tutto verrà costantemente monitorato. Quindi dobbiamo essere uniti e lottare nel vero senso della parola, ma uniti, perché io, Robert e altri 18-20 italiani che ci seguono non possiamo fare nulla. Ma se il popolo italiano si ribella, secondo me qualcosa si ottiene, e si ribellerà in molti anche quando tutti tutelati, perché guarda, c'è un disequilibrio non indifferente. Abbiamo da una parte il tessuto economico italiano, che viene retto, il vero cash flow, cioè dove girano i veri soldi, girano nel mondo delle partite IVA, che però sono solo 5.300.000, e forse saranno anche di meno, vedremo i dati nella prossima primavera. Tutto il resto va invece, si basa su dipendenti statali, pensionati, disabili, bambini, quindi tutti minorenni fino a 18 anni. C'è uno scompenso non indifferente. Io penso che quando tutti questi altri settori di popolazione si uniranno alle partite IVA, quello sarà il giorno X per dire al governo: adesso basta, l'Italia è degli italiani e gli italiani, la sovranità appartiene agli italiani, e quindi sta agli italiani il potere di decidere per il loro futuro. Dobbiamo rivendicare il nostro futuro, le nostre decisioni, la nostra libertà decisionale, non far decidere un governo non voluto dal popolo, un governo incompetente, perché il popolo, cioè stiamo pagando fior di quattrini queste commissioni tecniche, decreti che vengono scritti di magari 10 pagine, poi ce ne sono altre 100 di pagine che spiegano le prime 10 pagine, cioè questo, stiamo veramente superando ogni confine di pura follia, non c'è più una logica in tutto questo. Quindi, in termini pratici, come si devono difendere i cittadini? In termini pratici, come fanno i francesi? Per strada, far sentire la propria voce. Il popolo si deve far sentire. C'è il popolo che deve scendere per strada e poi con carta e penna, intelligentemente, usando le leggi che stanno a tutela del popolo, per inchiodare definitivamente lo Stato. Quindi da una parte carta e penna, cervello, e dall'altra parte braccia e gambe, e il corpo umano è completo.